Ma è un evento straordinario, primi in Italia per un trapianto di cuore con donatore cadavere ed è un'ulteriore frontiera raggiunta, visto e considerato che per la normativa italiana ovviamente ci vogliono 20 minuti di cuore non battente di arresto cardiaco, dopodiché si può provvedere al prelievo dell'organo. Ovviamente il cuore dopo 20 minuti, se non viene ben trattato e se non ci sono professionisti come quelli che abbiamo qui a Padova in azienda ospedaliera e ovviamente a Treviso in rianimazione, non avremmo fatto non avremmo segnato questo ulteriore successo. Lavoro proprio di equip perché vedi insieme Padova e Treviso. Un lavoro strepitoso, il paziente in rianimazione a Treviso. Poi la morte cardiaca, subito la perfusione del cuore prelevato per farlo ripartire e dopo il raffreddamento del cuore, il trasporto a Padova e l'impianto su Padova. Il paziente è vivo, il cuore va benissimo, ovviamente incrociamo le dita nell'attesa che ci sia l'evoluzione. Lei ha Ovviamente. parlato di grande emozione, Presidente. Eh beh sì, guardate, io l'ho seguita dal primo istante, ricorderò sempre questa data, l'11 maggio del 2023, io la paragono al 14 novembre del 1985, vi dico solo che fra l'altro anche il contesto che è praticamente simile, Padova espianta, allora il professor Gallucci, oggi il professor Gerosa va a Treviso e espianta il cuore, assieme all'equipe del dottor Minniti di Treviso e poi il cuore viene impiantato, donatore trevigiano allora, donatore trevigiano oggi, viene impiantato su un paziente qui a Padova. Allora Ilario Lazzari oggi è un paziente del quale ovviamente non diciamo il Ecco, è orgoglioso della sua sanità, governatore. nome. Beh, questa è una delle giornate nelle quali dici, vabbè, io c'ero, nel senso che penso che questo orgoglio, voi dovete considerare che nell'85 il trapianto di cuore nel mondo c'era già, ma non c'era in Italia. Gallucci lo fece quel 14 novembre 1985. Oggi possiamo dire che il trapianto di cuore da cadavere nel mondo c'è, non in maniera così importante. Oggi ancora una volta l'azienda ospedaliera di Padova, il Veneto, dice siamo stati i primi anche su questo fronte. Quindi è una nuova pagina di storia. Gerosa vorrebbe andare avanti con il cuore Sì. artificiale, e come possiamo aiutarlo? Io parlo spesso con il professor Gerosa che c'è, noi siamo fortunati di averlo qui a Padova, come molti altri professionisti. Lavoreremo anche su quel fronte, è un progetto assolutamente impegnativo, vincente, complicato perché sono milioni e milioni di euro, forse 30, 40, 50 milioni di euro, stiamo parlando di un progetto fattibile ma anche avveniristico. Però io penso che qui l'appello deve essere fatto a livello nazionale, con questi numeri il governo dovrebbe guardare con attenzione questa disponibilità a voler buttare il cuore oltre l'ostacolo e dar vita a un cuore artificiale tutto italiano. La Regione ha fatto una corsa a tempo record per ottenere l'autorizzazione del Centro Nazionale Sì, è Trapianti. giusto questo, è giusto nel senso che qui il lavoro di team è stato nella fase di rianimazione e quindi dal dottor Zanatta nella fase di espianto. E quindi dottor Minniti e poi ovviamente professor Gerosa, i team dell'azienda ospedaliera del professor Gerosa, ma i team a corredo e poi anche quelli diciamo, del Centro Nazionale Trapianti per tutte le autorizzazioni. Diciamo che qui la macchina ha funzionato a perfezione, meglio di un orologio svizzero. E il risultato è che abbiamo un paziente che è vivo, è un cuore che funziona benissimo. Fra l'altro, con del buono ai coronari, mi diceva il professore. Lei andrà a trovarlo, Presidente, Sì, il paziente? assolutamente sì.